Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, dopo le tantissime richieste che mi avete fatto, vi porto una nuovissima formazione con delle tattiche che ho trovato molto interessanti e che sono sicuro possono piacere anche a voi. Prima di andarle a vedere però, vi ricordo di lasciare sin da subito un bel mi piace ed un commento, cose da youtuber che non vi chiedo mai, ma visto che il canale è stato un po' fermo tra feste di Natale e trasloco, mi date una grandissima mano per aiutare a far circolare un po' di più i video. La formazione di cui andiamo a parlare oggi è il 4-5-1, ma nella sua variante 2. Non vi nascondo che queste tattiche mi sono saltate all'attenzione grazie a un video del Team Gullit, perché io ogni tanto, sapete, butto l'occhio per provare e poi condividere con voi che siete meno attenti o magari andate meno a documentarvi su quello che esce ogni tanto di nuovo su questo gioco, e devo dire che dopo averle provate mi hanno veramente convinto tanto, perché rispetto al 4-5-1 prima variante, che comunque rimane assolutamente valido, ricordatevi sempre che quando vi porto un video di tattiche non significa che tutto quello che c'è stato prima sparisce, anzi è semplicemente per poter variare, provare e anche divertirsi a giocare qualcosa di diverso. È una formazione un po' più abbottonata, perché abbiamo comunque una canonica linea di difesa 4 bella ordinata con i due terzini e i due difensori centrali. Al centrocampo però non abbiamo più il centrocampista sconnesso dal resto della squadra, perché era un centrocampista un po' isolato con i due CEC, i due esterni e la punta che facevano un po' reparto a sé. Invece in questo caso qui abbiamo il CC che fa da perno come al solito. I CEC sono un po' più arretrati, con licenza di andare ad attaccare, però fanno comunque filtro a dare una mano a questo caso il mio mediano che Vierà, per creare una bella gabbia di giocatori che va a fare da schermo davanti alla difesa. Abbiamo poi i due esterni, che vanno ovviamente a dare una mano in attacco, ma poi soprattutto a ricomporre questa linea di centrocampo a 5, che è veramente formidabile. E poi abbiamo la nostra punta, che invece sarà il nostro riferimento centrale per cercare di far abbassare un po' le difese avversarie. Quindi se noi in realtà andiamo a guardare un po' questa formazione, non è altro che una via di mezzo tra quello che è il 4-5-1 che vi avevo già fatto vedere e un 4-3-2-1, perché vedete abbiamo proprio i tre centrocampisti in quella posizione tipica. E poi invece di avere la T a sinistra e la T a destra abbiamo degli esterni, però poi vediamo come andando a lavorare con le tattiche facciamo in modo che quando andiamo ad attaccare questo gap tra i nostri esterni e la punta si riduce in maniera tale da sfruttare gli scambi veloci. Partiamo dalle tattiche e innanzitutto andiamoci a vedere la fase difensiva. Fase difensiva che penso ormai da anni avete imparato a memoria. Per quanto riguarda lo stile, io utilizzo equilibrato, un parametro che mi permette di poter gestire le varie uscite senza che la CPU faccia troppe cose che magari poi mi creano più problemi che altro, soprattutto in un anno come quello di FC24 dove già la CPU fa tanto. Vado così ad essere molto più standard nei movimenti. Con l'ampiezza 42 invece mi vado a garantire sia che la linea di difesa che la linea di centrocampo siano abbastanza ordinate senza andare a creare troppi gap tra le linee, e in particolar modo questa essendo una formazione bella larga che va a coprire tutto quanto il campo, soprattutto la nostra linea di centrocampo, evito che si vengano a creare dei buchi in mezzo al campo pericolosi andando ad alzare troppo l'ampiezza oppure andandola a ridurre troppo invece andando a scoprire le fasce. Per quanto riguarda invece la profondità utilizzo 70, un parametro che è comunque alto rispetto a quello che si utilizzava magari subito dopo la patch, quando era un po' ridotto quel pressing della CPU, che poi è un po' tornato, non possiamo nasconderlo, dopo la manutenzione sembra che ci sia un po' di nuovo quell'ingorgo. E quindi non andiamo a mettere il famigerato 71 della discordia, ma con 70 ci mettiamo a cavallo praticamente tra lo step della linea difensiva bilanciata e quella un po' più aggressiva, vedete come cambia anche nella dicitura lì alla destra nelle tattiche. Per quanto riguarda invece l'attacco, partendo sempre dalla costruzione, stesso discorso per la fase difensiva, sempre equilibrato, in maniera tale da avere dei movimenti dei giocatori ordinati senza che la CPU intervenga troppo. Per la creazione delle occasioni invece andiamo sempre con passaggi diretti, questo per far sì che andiamo a sfruttare quei passaggi veloci 1-2, inserimenti con L1X che ci permettono di creare
tanti grattacapi alle difese avversarie, e l'ampiezza abbiamo un parametro basic, ovvero il 50, visto che, come vi dicevo, per quanto riguarda la difesa, questa è una formazione già larga di suo, e andando ad aumentare troppo l'ampiezza andiamo a perdere un po' le distanze tra i giocatori che ci risultano fondamentali, e a ridurla invece andiamo a creare troppo ingorgo per via centrale, quando invece sappiamo che il nostro obiettivo è quello di aprire per bene la squadra avversaria. Con giocatori in aria invece ci mettiamo su 6 per avere comunque un discreto numero di giocatori che supporta la nostra manovra. Angoli e punizioni 2, questo per far sì che comunque sia sugli angoli che sulle punizioni abbiamo delle opzioni, ma in caso di fallimento della nostra giocata non ci becchiamo quei contropiedi mortifero. Per quanto riguarda invece i giocatori chiave nei vari ruolo, come al solito difensori che per me devono essere complementari, ovvero uno un po' più automatico e l'altro un po' più invece basato sul recupero palla, specie col gioco d'anticipo plus. I due terzini qui saranno al solito complementari, ovvero uno un po' più difensivo e l'altro un po' più deputato invece al supportare la nostra manovra offensiva. Il centrocampista centrale è il nostro mediano, che non si schioderà da lì e reggerà un po' tutta quanta la fase prima di andare a prendere i difensori. Una delle due mezzali deve essere proprio quella più offensiva, in questo caso la mia Puteyas, l'altra invece un po' più box to box, che fa entrambe come la Bommati. I nostri due esterni, giocatori veloci in grado di saper passare la palla, essere creativi magari con le skill e poter fare anche magari un tiro a giro o un tiro d'esterno. E la nostra punta deve essere il nostro fiore all'occhiello, quello che in base un po' al nostro stile di gioco o va tanto via in velocità o dentro l'area di rigore, stile Eusebio, si muove molto molto bene. Dico Eusebio perché, vista la SBC, è facile che magari tanti di voi lo abbiano nel club. Quello sta al vostro stile di gioco, potete scegliere il tipo di punta che preferite. Vediamo le istruzioni. Le istruzioni qui sono un po' da modellare, perché questo modulo va, diciamo, spinto nella direzione di rendere al meglio, perché altrimenti i giocatori fanno un po' troppo le cose che vogliono. Per il portiere mettiamo interventi sui cross equilibrato, interventi fuori dall'area equilibrato, quindi tutto quanto standard. Su invece le istruzioni per quanto riguarda i difensori centrali, anche qua andiamo a mettere tutto quanto di default. Le cose che andiamo a toccare partono dai terzini, perché sul terzino sinistro andiamo a mettere resta dietro in attacco e sovrapponiti, mentre dall'altra parte a specchio, come al solito, uno dei due terzini rimane un po' più libero, come nel 4-3-2-1, e mettiamo attacco equilibrato e sovrapponiti. Quindi il nostro terzino di destra, in questo caso Marcos Llorente, sarà quello che andrà a fare un po' più entrambe le fasi. Passiamo al centrocampo, dove il primo giocatore che andiamo ad analizzare è Patrick Vieira, ovvero il mediano, il centrocampista centrale di riferimento, che avrà resta dietro in attacco e copre al centro, perché lui proprio deve stare lì, fermo e immobile, e deve essere la diga che ci permette di poter evitare di uscire troppo presto con i difensori, perché lo sappiamo bene, se andiamo a prendere ovviamente il difensore centrale andiamo a creare dei buchi incredibili. Per quanto riguarda invece il centrocampista un po' più box to box, stesso discorso, resta dietro un attacco e copri al centro, però in questo caso un po' più di licenza per poter supportare l'azione, magari con degli inserimenti che andiamo a fare noi dopo aver passato la palla, eccetera eccetera. Non deve essere necessariamente una cosa che fa in automatico, perché altrimenti potremmo perdere palla e non ritrovarci il centrocampista che ci sta dando una mano. Poi il centrocampista invece di sinistra, quello molto più offensivo, lo lasciamo solo su copri al centro, quindi con attacco equilibrato, liberissimo di andare a completare la nostra fase offensiva, che si va appunto a comporre principalmente di quelli che sono i movimenti degli esterni. Esterni che innanzitutto in fase offensiva taglieranno dentro e si inseriranno in area per il cross, andandosi dunque a stringere alla nostra punta e ricomponendo un po' quel terzetto tipico del 4-3-2-1. Infatti, se noi immaginiamo quei due giocatori che si stringono sulla punta, è proprio la posizione ideale della formazione del 4-3-2-1. Ma poi soprattutto dobbiamo essere anche molto rapidi a farli rientrare in difesa. È vero che con questa impostazione rientrano da soli e comunque cercano di arretrare, però sappiamo bene, come vi ho spiegato nel tutorial della difesa, che vanno selezionati per dargli una mano e scappare. La prima fase di pressing va fatta con i giocatori più vicini alla palla. Questo perché, andando a comporre poi questa linea di 5 giocatori davanti la difesa, andiamo a creare tanta densità in mezzo al campo e tanta difficoltà al nostro avversario per poter manovrare la palla. Sulla punta, invece, andiamo a mettere solamente rimani centrale. Questo per quale motivo? Noi gli mettiamo di rientrare in difesa per evitare che il nostro giocatore poi non ci faccia da perno quando c'è un contropiede da dover costruire. E noi gli rimettiamo invece rimani in avanti quando
ovviamente perdiamo il pallone e il nostro giocatore rimane lì un po' isolato, spaccato, e non ci permette magari di fare 1-2 e di poterlo lanciare in profondità. Invece con rimani centrale sappiamo che noi abbiamo comunque un riferimento centrale che però tende a seguire l'azione, quindi se perdiamo palla bene o male torna indietro, lo tiriamo indietro senza che poi l'istruzione lo riporti in avanti. Stesso discorso, non ce lo ritroviamo indietro quando in situazioni ingiustificate magari era arretrato anche se noi stavamo attaccando. Quindi questo per quanto riguarda le istruzioni. La differenza, vi ripeto, dal 4-5-1, e la possiamo andare anche a vedere, è che rispetto alla variante 1 abbiamo una fase molto più compatta in mezzo al campo, siamo molto più protetti per vie centrali e quindi siamo molto solidi anche in fase difensiva. L'altro era un modulo un po' zemaniano che per alcuni poteva dare tante soddisfazioni quando si attaccava, ma magari in difesa poi si andava a trasformare in un vinco, ma se ti faccio 10 gol e tu magari me ne fatti 8. Raga, anche per questo video è tutto. Fatemi sapere come al solito nei commenti cosa ne pensate di questa formazione, se la proverete o già l'avevate vista. Vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola per fare due chiacchiere, confrontarci su questo ed altro. E non mi resta altro che augurarvi una buonissima giornata dal vostro Riberoschi. Un salutone e a presto. Ciao.